Benvenuti o bentornati cari amici, io sono il vostro Machado e oggi andiamo a provare della coloniale Ascaro. Ma è classica. Ed eccoci tornati, come detto in precedenza, oggi andiamo a provare l'Ascaro della coloniale. Direi cari amici, andiamo ad aprire la box con questo bel verde militare, un bel verde scuro. Tiriamo fuori due esemplari dell'Ascaro, anzi della coloniale l'Ascaro, in parte. Sorprendentemente tutti e due in celofanati, e questo mi fa molto piacere. Cari amici, andiamo a tirarlo fuori dal celofan. Mi ricordo tanti anni fa lo provai e non aveva il celofan, questo, quindi questo è anche sinonimo di miglioramento dell'azienda. Questo è sicuro. Veramente un bel esemplare, cari amici. Una bella fascia, in questo caso una bella cappa setosa, liscia e regolare senza imperfezioni. E anche un bel riempimento. Direi di andare a provarlo a crudo. A crudo, leggeri sentori rotondi. In questo caso anche una piacevole nota terrosa. Devo dire piacevole. Come vedete la cappa, un bel color marrone nocciola, veramente alla vista davvero un bel esemplare, è anche leggermente più grande di un ammezzato, di qualche centimetro, direi un paio di centimetri. Cari amici, direi di andare a provare il tiraggio. Tiraggio, perfetto, e direi che possiamo andarlo ad accendere, cari amici. Nel frattempo, ancora veramente note, veramente particolari, rotonde. Molto piacevoli. E nel frattempo vi racconto poi le note tecniche di questo Ascaro e in più anche il prezzo, ovviamente. Partiamo col prezzo. Prezzo di partenza 4,50 euro per noi amanti del fumo lento, quindi a singolo sigaro 2,25 euro. Direi un prezzo appropriato, ricordandoci che è un fatto a mano, per amici, con il cellophane, quindi è un prezzo appropriato. Abbiamo una fascia su Matra. Una capote, in questo caso è una sottofascia 1900, quindi tabacchi caraibici selezionati per quanto riguarda questo Ascaro, e in più il ripieno, questa è la nota un po', anzi abbastanza particolare. In questo caso abbiamo Ca-Ravena, in questo caso un tabacco caraibico, in questo caso è 65%. Il 20% Kentucky nordamericano e il restante non ho avuto modo di trovare quello che mancava, il restante 15%. Di conseguenza suppongo sia altro tabacco caraibico, ma non ben specificato, cari amici. Direi che possiamo andarlo a provare questo Ascaro. Inizio molto interessante, questo Ascaro, tiraggio perfetto, cari amici. Il Kentucky si fa sentire in questo caso con una leggera forza nicotinica, però molto piacevole, però arrotondata dal tabacco caraibico che comunque la fa da padrona. Però questo accenno di Kentucky è davvero molto piacevole, cari amici, nordamericano, ve lo ricordo. Come sempre vi lascio il mio timelapse, ci vediamo dopo per le conclusioni finali. A dopo! Ed eccoci tornati, cari amici, vediamo le conclusioni di questo Ascaro della Coloniale, o per meglio dire della Buena Vida. Allora, veniamo per prima cosa alla forza, combustione, tiraggio e quant'altro.
direi eccellente, avendo un'ottima fumata, non ho avuto nessun problema, non ho dovuto fare nessuna correzione con JetFlame, quindi davvero ineccepibile. Vi ricordo short filler fatta a mano, cari amici. Poi veniamo alla forza nicotinica di questo ascaro che io ho decifrato intorno ai 2 punti su 5, non di più. L'inizio forse è stato da 3 su 5 come forza, ma di media ti do 2 su 5 di forza nicotinica, però in quanto tale riscontro anche un gran corpo, una grande persistenza per tutti quanti i puff fatti in questi 30-35 minuti di fumata, davvero molto godibile. È davvero una via di mezzo tra un caraibico e un Kentucky o un toscano, o dir si voglia, davvero un bel binomio questo. Davvero può soddisfare i fumatori più esigenti anche, con una forza leggermente più alta del coloniale che ho provato la scorsa volta. Cari amici, sempre della stessa manifattura. Veniamo invece alle conclusioni finali. Per quanto riguarda sentori e aromi, cari amici, inizio note più terrose, più legnose anche, in una fumata davvero costante. Per quanto riguarda anche la forza non ha dato nessun fastidio, anzi, molto piacevole. I puff sempre belli armoniosi, belli copiosi. Faccio vedere un paio. Come vedete, cenere tra l'altro molto compatta. Piccola nota di merito: l'ho tenuto in giara con i suoi stessi esemplari della Coloniale da Buena Vida, in questo caso con Ascaro Rubeisto, che sarà il prossimo video. È il Coloniale, chiaramente, li ho tenuti in stessa giara. Intorno al 68% di umidità e non ho avuto nessun problema. Tiraggio perfetto, davvero ottima costruzione. Tornando poi agli aromi, sentori, progressivamente me lo aspettavo un po' più dolce, essendo caraibico, ma il Kentucky davvero fa sentire, gli dà quel sprint in più che il precedente sigaro fumato, il Coloniale, non aveva, a mio modo di vedere. Questo, secondo me, è un gradino sopra anche come qualità, diciamo, anche completezza. Ho sentito qualche accenno di nota che ho definito incensata, comunque una nota così in particolare, che devo dire che ho apprezzato molto per completezza. Verso la fine i sentori di terra sono fatti un po' da parte e ho percepito più note di frutta secca, in questo caso note di noce, quindi guscio, molto molto persistenti, che mi ha ricordato a me molto questa insomma questa caratteristica. Per quanto riguarda invece la sapidità e l'amarezza, la sapidità in questo caso è abbastanza alta, una nota molto sapida, quindi vi consiglio sempre di portarvi appresso qualcosa da bere, cosa che non ho fatto io, grave errore, perché potrebbe forse dare fastidio o impastare un po' il palato, perché è davvero molto persistente, nulla di grave, lo sto conducendo in modo comunque tranquillo, però avrei preferito avere qualcosa vicino da bere, sicuramente. Amarezza bassa, molto di più la sapidità, quasi una sapidità minerale ho sentito in questo caso. Davvero molto particolare questo ascaro, cari amici. Veniamo poi al voto finale, cari amici. Io gli do un bel 8, cari amici, a questo ascaro. Non è noioso per niente, ogni puff bello persistente. Cari amici, mi è piaciuto molto, sicuramente questo lo fumerò sicuramente più in là, però mi è piaciuto molto, sicuramente ne prenderò altri di questa manifattura. Davvero molto ottimo, ottimo, non posso dire davvero nulla di disgradevole, molto molto piacevole. Una fumata che consiglio, cari amici, sicuramente ai fumatori un po' più esigenti che vuole qualcosa in più rispetto al Coloniale della scorsa volta. Con questa nota comunque caraibica, piccola nota di merito, prima ho mescolato, insomma, ho invertito la fascia, quindi la K è un tabacco 1900 e invece la capote, il sottofascia, un tabacco Sumatra, in questo caso. Perdonatemi se non indico bene anzi, se non, come si può dire, non pronuncio bene i nomi spagnoli, ma non sono della lingua, quindi potrei comunque sbagliarmi. Chiaramente quello è stato il mio lapsus, sono invertito. Invece il ripieno rimane, come ho detto prima, Caribena, 65% e Kentucky nordamericano, del 20%. Il restante, suppongo, perché non ho trovato nessun dato tecnico a riguardo, il restante ripieno suppongo sia caraibico, ma su quello vi lascio un po' a voi dire la vostra, cari amici.
Voto 8 sì, perché non mi ha annoiato, anzi, veramente si presta molto bene. Io questo sigaro ve lo consiglio di fumarlo in tutta tranquillità e soprattutto in una giornata come oggi, bella giornata di sole, dopo un pranzo, ecco, io questo ve lo consiglio sicuramente, dopo aver mangiato qualcosa, comunque la sua forza comunque è comunque non appunto divulgando 2 su 5, ma comunque una bella persistenza che comunque meglio con stomaco pieno, sicuramente lo si affronta in modo più agevole, a mio modo di vedere. Faccio vedere ancora una volta i puff. Ovviamente si è spento, ma non c'è un problema. Cari amici, lo finisco dopo aver finito il video, cari amici. Niente, come sempre, qui sotto nei commenti mi dite cosa ne pensate, cari amici, di questo Ascaro. Davvero una bella sorpresa, ringrazio tutti gli amici che me l'hanno consigliato sul canale. Scrivetemi sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Ascaro, se l'avete provato, se lo proverete dopo questo video, cari amici, mi fa sempre molto piacere confrontarmi con voi. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video e ci rivediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Max Shadow. Ciao!